Allora, la squadra di governo è stata fatta, quindi vi dico i dicasteri a partire dal mio vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ugo La Malfa, poi i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono Angelo Salizzoni, DC, Guglielmo Nucci, DC, Francesco Compagna, PRI, Alberto Spigaroli, DC. Poi abbiamo i ministeri senza portafoglio, coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Mario Pedini, organizzazione della pubblica amministrazione, Francesco Cossiga, problemi relativi alle regioni, Tommaso Morlino, e quindi beni culturali e ambiente, Giovanni Spadolini. PRI, i primi tre sono DC, chiedo scusa, Giovanni Spadolini, PRI. Ministro degli Esteri, Mariano Rumol, DC. Ministro degli Interni, Luigi Gui, DC. Grazie e Giustizia, Oronzo Reale, PRI. Bilancio e programmazione economica, Giulio Andreotti, DC. Quindi alle finanze, Bruno Visentini, PRI. Al tesoro, Emilio Colombo, DC. Difesa, Arnaldo Forlani, DC. Pubblica istruzione, Franco Maria Malfatti, DC. Lavori pubblici, Pietro Bucalossi, PRI. Agricoltura e foreste, Giovanni Marcora, DC. Trasporti, Mario Martinelli, DC. Poste e telecomunicazioni, Giulio Orlando, DC. Industria, commercio e artigianato, Carlo Donacattin, DC. Sanità, Antonino Pietro Gullotti, DC. Commercio con l'estero, Ciriaco De Mita, DC. Marina Mercantile, Giovanni Gioia, DC. Partecipazioni statali, è vero, Antonio Bisaglia, DC. Lavoro e previdenza sociale, Mario Toros, DC. Beni culturali e ambientali, Giovanni Spadolini, PRI. Turismo e spettacolo, Adolfo Sarti, DC. Ecco, questa è la mia squadra di governo che da subito si metterà al lavoro con grande senso di responsabilità per cercare soluzioni rapide ai problemi del Paese. Spero ci sia coesione tra i vari dicasteri, ma soprattutto faccio appello alle opposizioni al che abbiano un grande senso di responsabilità, è vero, verso questo direttivo chiamato a risolvere una situazione di grande disagio per gli italiani. La disoccupazione e il disagio giovanile che ne scaturisce devono essere i primi punti da affrontare. Questo è quello che mi viene da dire, vi ringrazio tutti, buona giornata e soprattutto buon lavoro.